Direttamente dall'Auditorium Lucianum di Reggio Calabria, Marco Ferrando, portavoce nazionale del Partito Comunista dei Lavoratori. In questa occasione si ricorda l'anniversario della rivoluzione russa. Ecco, cosa resta oggi di quell'evento che ha cambiato per sempre il destino delle classi subalterne? Resta l'attualità di un programma anticapitalista, perché contrariamente a tutto quello che è stato raccontato 30 anni fa, quando si disse dopo il crollo del muro di Berlino che ci sarebbe stata una nuova era di pace, di prosperità, di progresso, ci troviamo di fronte al grande fallimento del capitalismo che non ha più nulla da offrire alle giovani generazioni, a partire dal mondo del lavoro, dei precari, dei disoccupati. La rivoluzione d'ottobre parla come un secolo fa alle ragioni degli sfruttati. Noi non vediamo nessun'altra prospettiva di progresso oggi nel mondo che non passi attraverso la messa in discussione del capitalismo e quindi il recupero della memoria della rivoluzione russa. Come mai le masse non fanno la scelta determinante, la scelta decisiva per essere finalmente liberi e autonomi nella gestione di quello che è la propria vita e i rapporti economici? Per quale motivo questo ancora non si verifica e il comunismo viene ad essere identificato oggi, da una certa pubblicità come un qualcosa che genera appiattimento, omologazione? E le masse sono le vittime di tante delusioni, di tante sconfitte, di tanta incultura che è stata prodotta nelle loro file anche dai gruppi dirigenti, dai vertici della sinistra politica. Le masse hanno cercato tante volte, da un secolo a questa parte, di alzare la testa, di costruire un proprio riscatto, una propria alternativa. Hanno prodotto grandi ascese, ricordo l'epica della resistenza italiana, ricordo la grande ascesa del movimento operaio nel 68-69, negli anni 70. Tante volte le masse hanno cercato l'orizzonte di un'alternativa di società, purtroppo tutte le volte sono state tradite da gruppi dirigenti della sinistra politica che le hanno usate per costruire un quadro di compromesso col capitalismo e i suoi partiti. È stato così nell'immediato scenario del secondo dopoguerra, quando si fecero i governi fra Togliatti e De Gasperi contro le potenzialità della resistenza partigiana, è stato così negli anni 70 col compromesso storico fra il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana. E purtroppo tante delusioni si sono accumulate che hanno prodotto un indietreggiamento della coscienza, ma il punto decisivo non è sapere se ci sarà una nuova ascesa, ci sarà, perché prima o poi gli sfruttati cercano sempre di alzare la testa per costruire un'alternativa. La vera incognita è se quell'ascesa troverà finalmente una sinistra politica rivoluzionaria, anticapitalista, che voglia portare quella domanda alla vittoria. E anche da questo punto di vista la memoria della rivoluzione d'ottobre e quindi l'esigenza di ricostruire un partito rivoluzionario coerente come fu il partito della rivoluzione russa è il vero tema di attualità del nostro tempo. All'Auditorium Lucianum anche la pittrice Grazia Marrapodi che presenta i suoi quadri che sono perfettamente inseriti, integrati nell'ambito della rivoluzione d'ottobre. Assolutamente sì, buongiorno, sono Grazia Marrapodi Lamma, come è stato detto sono una pittrice, è stato un piacere per me quando l'avevo ricevuto questo invito, anche perché penso che siano dei temi sempre attuali, quelli che auspicano un paese in cui ci sia un po' più di libertà e di giustizia. Grazie. I quadri, parliamo dei quadri che lei ha dipinto. Qual è il filo conduttore che accomuna questi quadri e il ruolo anche delle donne rispetto ai cambiamenti che sono avvenuti nel tempo, a quella svolta decisiva che avvenne 100 anni fa? Dunque, i quadri, chiaramente io parlo, sono una donna fiera di essere donna, quindi ho voluto dare anche questa visione, soprattutto in uno dei miei quadri, quando c'è stato un piccolo accenno di rivoluzione proprio prima di quella
della grande partenza, diciamo, quando alcune donne hanno fatto una piccola rivolta proprio per la miseria e per il pane. Infatti uno dei miei quadri è dedicato proprio a questa, a questo evento, insieme agli altri, poiché chiaramente partono dalla rivoluzione fino ai nostri giorni, perché bisogna sempre contestualizzare, no? Perché in effetti è sempre una sorta di rivoluzione o della ricerca veramente di qualcosa che riesca a, come dire, a dare un barlume di giustizia per tutti. Cioè, penso che dovrebbe essere questo il fine. La rivoluzione russa è proprio stato un inizio, diciamo una battaglia in cui si sono apprese delle cose, no? Questa ricerca, questo cambiare delle cose. Poi, come tutte le battaglie, c'è qualcosa che dà d'esperienza, perché bisogna cambiare, insomma. Sì, le donne per secoli, diciamo, sono state sempre sfruttate, sono state sempre, diciamo, relegate a un ruolo minoritario, no? Per un po' per quella che è la biologia delle cose, la natura stessa delle cose, un po' per quella che sono i valori, la cultura che ha creato. E oggi hanno una possibilità di riscatto. Ecco, con quali strumenti, in quale veste, che donna vede lei oggi che possa riscattarsi e dare un esempio e un'opportunità per il futuro? Allora, intanto, secondo me, veramente dobbiamo partire dall'essere umano e dalla cultura, tanto dal comprendere che i tempi veramente non sono cambiati da una parte, però c'è purtroppo una sorta di retrocessione, proprio di pensieri che veramente ci stanno portando di nuovo al Medioevo. Probabilmente anche la crisi, si parla tanto di questa crisi, no? E quindi dove praticamente poi le parti che vengono sentite inferiori sono quelle che subiscono di più queste situazioni. Da parte mia io desidero che le donne, veramente così come ho espresso in qualcuno dei miei quadri, mantengano la propria fierezza, la propria cultura, il proprio essere donne e pensanti, voglio dire, e quindi non basta, non va più, non deve più esistere questa sorta di situazioni create dal patriarcato, dove ci voleva delle donne sottomesse con determinate posizioni, e questi sono passaggi antichi. Anche le religioni ci hanno portato a tutte queste situazioni. Noi non vogliamo, sappiamo essere, sappiamo cosa fare, sappiamo, cioè, voglio dire, mantenendo le nostre differenze. Noi non vogliamo diventare degli uomini, noi siamo delle donne, abbiamo tantissime prerogative, tantissimi saperi, tantissime cose da dire, e questo è per il raggiungimento veramente dell'equità sociale, nel lavoro, nei pensieri, nella vita di tutti i giorni. Un saluto a tutti, compagni e compagne. La scelta di fare questa manifestazione nazionale a Reggio Calabria non è stata casuale. Abbiamo scelto Reggio Calabria, il partito ha scelto Reggio Calabria, giusto per significare l'impegno che in questi anni il partito ha prodotto a Reggio Calabria, manifestando oltre coerenza nella presenza nella città e anche come visibilità e come proiezione nazionale. Chiaramente dirò poche cose sull'argomento di cui la manifestazione verterà. Dico questo: la rivoluzione di ottobre, che ricorre il centenario, e mi permetto di aggiungere, visto che c'è un elemento chiaramente politico di collegamento, quest'anno ricorre anche l'anniversario della morte di Antonio Gramsci e di Ernesto Che Guevara, quindi è inevitabile non associare questi due grandi rivoluzionari, questi due grandi intellettuali alla rivoluzione russa. La rivoluzione
oltre a essere stata un fatto storico, soprattutto ha rappresentato un fatto politico. Un fatto politico perché in un paese fortemente arretrato come la Russia, inaspettatamente, diciamo così, ma grazie alla grande strategia, alla grande lotta politica che in quel paese hanno prodotto, si è potuto realizzare questo obiettivo. Dal punto di vista storico, la rivoluzione ha segnato il tempo di allora, segnato il tempo perché grazie alla rivoluzione russa si interruppe prima della tra virgolette, usate questo termine, della programmazione della prima guerra mondiale, quindi la rivoluzione ha anche segnato questo elemento di rottura, perché da lì partirono tutta una serie di movimenti, tutta una serie di entusiasmi rivoluzionari, e la borghesia guerrafondaia capì bene che la rivoluzione poteva espandersi in Europa, e quindi questo anche per coloro che, diciamo così, guardano solo dal punto di vista politico e ideologico, la rivoluzione ha segnato questo elemento, diciamo così, di civiltà mondiale. E spesso è ricorrente per fatti storici così importanti che hanno segnato certamente il Novecento, è attuale la rivoluzione russa, e come è attuale il pensiero di Antonio Gramsci, è attuale il pensiero di Ernesto Che Guevara. Io credo proprio di sì, perché la rivoluzione è nata da una volontà legata ad una condizione di arretramento e di arretratezza e di povertà di masse sterminate come il territorio della poi nascente Unione Sovietica. E credo che dove c'è lo sfruttamento capitalistico selvaggio, dove questo determina povertà crescenti e dove l'ingiustizia pervade un po' ormai tutte le coscienze, e dove una parte del mondo detiene enormi patrimoni, enormi ricchezze a fronte di una povertà crescente, credo che sia un fatto necessario, un fatto irrinunciabile, quello di avere una proiezione, un pensiero verso questo manifesto storico della rivoluzione, con una proiezione verso un futuro chiaramente che non sia un futuro quello che abbiamo prospettato a noi stessi e al futuro dei nostri giovani. Vedo in sala tante donne, vorrei spendere così una breve considerazione storica. Le donne hanno avuto un ruolo importantissimo nella rivoluzione, sono state fra le prime a manifestare in piazza per il lavoro, per il pane, per le necessità primarie, e poi la rivoluzione, diciamo così, ha, come dire, reso estremamente, estremamente visibile il ruolo della donna nella società russa. Pensate un po' che il ruolo che aveva la donna nella società russa, i diritti, la partecipazione alla società, alla partecipazione allo sviluppo, alla creatività, eccetera, in Italia si raggiunse intorno agli anni 60, quindi loro sono stati i precursori anche di una sorta di pre-femminismo, nel senso buono del termine, di movimento e di ruolo delle donne, quindi sono state loro anche a darci questo stimolo e queste cose poi in Occidente per aprire queste lotte, queste battaglie del movimento femminile. Chiudo dicendo questo, che se noi siamo qui questa sera, evidentemente oltre
oltre a, a dire del passato, credo che siamo qui per prospettare un impegno e per dare una speranza concreta materialmente a una società migliore. Grazie. Allora, seguirà una breve proiezione di un filmato storico relativamente ai 100 giorni, eccetera. Poi passeremo la parola al compagno Pino Sigri, che farà la relazione introduttiva, e chiuderà il compagno Marco Ferrando, che chiaramente il dibattito poi sarà spontaneo, credo. Chiuderà il compagno Marco Ferrando, portavoce del Partito Nazionale. Grazie. Thank you.
Allora, prima di passare la parola al compagno Musigli per la relazione, vorrei, come avete potuto notare, ci sono dei dipinti, dei quadri che diciamo fanno riferimento alla rivoluzione russa, e vorrei ringraziare particolarmente la pittrice che ha voluto omaggiarci di questi sui lavori di queste sue pitture, ed è la pittrice Grazia Marabodilamma, che ringraziamo ancora vivamente, e che già da subito ha voluto, come dire, essere partecipe a questa nostra iniziativa in breve tempo, producendo questi lavori. Quindi la ringraziamo particolarmente. Se la signora Marabodilamma vuole dire qualcosa, brevemente, altrimenti la ringraziamo. Okay. Buonasera, preferirei di no perché mi sento intimidita. Comunque è stato un piacere quando sono stata invitata a questo evento, anche perché a me piace sempre ricordare la partecipazione delle donne in ogni fase della vita e ogni evento storico. Proprio in quel periodo stavo leggendo delle cose sulla rivoluzione russa, e quindi ho preso spunto, per esempio, da uno dei miei dipinti, di questa
prima e piccola sommossa delle donne per la miseria, per il pane, insomma, c'è stata questa piccola, questo inizio di rivoluzione. Per il resto poi ci sono state le avanguardie per la storia dell'arte, insomma ci sono stati tanti coinvolgimenti proprio a partire da questi giorni. E anche le donne hanno avuto la sua parte preponderante. Non dico più niente perché mi emoziona tanto la cosa. Saluto tutti e grazie e vi auguro una buona giornata. Per ringraziare il compagno Gancemi, il professore Martino e il compagno Pensabene che si sono prodigati fruttivamente, veramente con entusiasmo giovanile, perché loro abbiano tante cose da insegnarci. Grazie. Adesso passo la parola al compagno Pino Sigre che farà la relazione. Cari compagni e cari compagni, le immagini che abbiamo visto, intanto vi chiediamo scusa per l'inconveniente tecnico che ha bloccato l'audio del film, ma credo che le immagini siano state ugualmente suggestive e trascinanti. Da 100 anni nel mondo si è accesa una speranza, non è morta. Vedendo il film è ancora più forte il ringraziamento verso tutti coloro che allora hanno dedicato il proprio impegno e la propria vita in circostanze straordinariamente difficili per consentirci oggi di sperare nel domani. Prima del 1917 un progetto di società governata dai lavoratori veniva visto da molti come un esercizio di qualche sprovveduto sognatore. Ma già nell'Ottocento, e precisamente nel 1871, la rovinosa caduta di Napoleone III, lo scompaginamento dell'apparato politico della borghesia francese, aveva portato il proletariato parigino a toccare il cielo con un dito. La Comune di Parigi fu allora l'espressione di un potere politico detenuto per la prima volta nella storia dalla stragrande maggioranza del popolo. La Comune cadde, ma ciò non comportò la troncatura definitiva della sua elezione. A livello strutturale, quella sconfitta consentì il verificarsi di un periodo di lunga durata nel quale lo sviluppo della produzione avveniva a spese di masse lavoratrici indifese e di centinaia di popoli arretrati che proprio per la loro dipendenza consentivano al capitalismo di produrre la nuova mostruosità dell'imperialismo. Ma questo sviluppo era carico di contraddizioni di straordinaria portata che alcuni decenni dopo, avrebbero portato, dopo una crisi profonda dell'economia, avrebbero portato il mondo nel baratro della Prima Guerra Mondiale. Immediatamente dopo il 1871, a livello politico, la sciagura sembrava irreparabile. La Prima Internazionale dei lavoratori era agonizzante, divisa al suo interno tra marxisti e anarchici e poi preda di una scissione, costretta all'esilio negli Stati Uniti d'America, essa tramontò qualche anno dopo la sconfitta della Comune. Ma se la Prima Internazionale era morta, nei fatti stava nascendo una nuova internazionale. Centinaia di comunardi costretti all'esilio fecero giungere in molti paesi, tra i quali l'Italia e la Russia, un nuovo modo di intendere la vita sociale, di organizzare le classi popolari, di farle crescere sotto ogni profilo. Ciò avveniva proprio mentre quello sviluppo economico ampliava la base produttiva della società, dilatava la realtà del lavoro salariato,
e poneva però dialetticamente le premesse per la sua contestazione prima, per la sua distruzione dopo. In quel contesto, in Russia, uno sviluppo esogeno, per così dire, provocato cioè non da una crescita della sua fragile borghesia, ma degli investimenti francesi e inglesi, determinava una situazione, per così dire, imprevista. A fronte di una borghesia nazionale, debole in bello, incapace di liberarsi dai vizzaristi e dei feudatari boiardi, si sviluppava in Russia un nucleo di lavoratori figlio di quella modernità importata, un nucleo di lavoratori la cui coscienza, la cui compattezza, il cui peso era molto più rilevante di quanto l'analisi superficiale e bruta della sua consistenza numerica potesse fare apparire. Esso si prefigurava, quel nucleo, come un soggetto che avrebbe costruito un'egemonia rivoluzionaria nel mondo e per il mondo degli oppressi. Ma ciò avvenne non soltanto per il peso strutturale della classe dei lavoratori salariati e proletari. Contro ogni economicista, contro ogni impostazione economicista, il movimento operaio russo crebbe perché fu in grado di promuovere uno straordinario balzo in avanti sul terreno politico-culturale ai settori di avanguardia del proletariato e più in generale delle masse oppresse. La arretratezza della Russia aveva consegnato milioni di oppressi alla rassegnazione. La via fallimentare del terrorismo populista era servita solo allo zarismo per accentuare ancor più una pesante cappa reazionaria fatta di clou, cioè di bastoni, di ocrani, cioè di polizia segreta, e di pogrom antisemiti. I primi nuclei di proletariato moderno crebbero, russo, crebbero al lavoro, grazie al lavoro di prestigiosi intellettuali come Axelrod e Plekhanov, che si legarono organicamente al mondo dei lavoratori. Questo itinerario portò quasi alla fine del secolo alla costituzione del Partito Operaio Socialdemocratico. Sul nuovo partito si riflessero le dinamiche del movimento operaio internazionale, la cui ripresa prima e la cui avanzata poi portarono però alla costruzione dei primi embrioni di una casta burocratica. Parlamentari, eletti nelle istituzioni locali, dirigenti di cooperative e di sindacati, funzionari, fin dal primo momento furono in larga parte ossessionati dal bisogno di difendere gli specifici privilegi e il loro status. Iniziava una pericolosa deriva che avrebbe consegnato la seconda internazionale al riformismo di Bernstein e l'avrebbe portata ad una complice acquiescenza alla borghesia nel momento in cui scoppiò la prima guerra mondiale. In Russia tutto ciò si tradusse nella costituzione di un gruppo legato alla figura di Martov, un sostenitore della necessità di orientare la politica dei socialdemocratici in funzione di appoggio alla borghesia russa per modernizzare il paese e per superare gradualmente zarismo e feudalesimo. Questo gruppo venne messo in minoranza, il termine mesceviti significa appunto esponente di minoranza. La maggioranza del partito aveva compreso una verità fondamentale. Nel mondo dominato dall'imperialismo, le grandi borghesie non avrebbero mai consentito che la Russia, con le sue immense risorse, si potesse trasformare con uno sviluppo autonomo in un formidabile concorrente. Fu compreso non soltanto all'interno del Partito Socialdemocratico, fu compreso tra i primi da una singolare e per certi versi bizzarra figura, l'economista Pargos, che però da questo dato, Pargos non era comunista, non trasse le conseguenze politiche inevitabili. Furono Lenin e il giovane Lev Bronstein, che poi sarebbe stato conosciuto col nome di Leone Trotsky, a mettere a fuoco conseguentemente e coerentemente le dinamiche internazionali in cui si collegava la questione russa e a sviluppare pienamente la teoria della rivoluzione permanente. Essa sosteneva che i lavoratori
avrebbero dovuto prendere in mano il potere politico per risolvere tutte le questioni che la debole borghesia russa non aveva saputo risolvere, a cominciare dalla questione agraria. Era la sistemazione di un'intuizione elementare, se vogliamo, ma importante, che in Italia Carlo Pisacane, di cui quest'anno ricorre il 160° anniversario dell'assassinio, aveva avuto. Ora però c'era un salto di qualità. Tutto ciò veniva collocato sul terreno di una visione scientifica complessiva della realtà. In essa lo sviluppo della rivoluzione russa era legato anche a quello della rivoluzione nei paesi occidentali, che avrebbe trasformato i lavoratori dei paesi capitalisticamente più sviluppati in formidabili alleate delle masse russe e che avrebbe consentito l'avvio di una pianificazione democratica dell'economia e la partenza di una transizione verso il socialismo. Diventava ancor più straordinariamente valido l'appello con cui Marx ed Engels nel 1948 avevano chiuso il manifesto del Partito Comunista: proletari di tutti i paesi uniti. Nel 1905 un sussulto definitivo, è l'anno in cui l'orso russo viene umiliato dalla nascente potenza giapponese. San Pietroburgo insorge, dopo la Comune ritornano alla luce organismi di autodeterminazione proletaria, di massa e popolare. Le unioni, cioè i soviet, vengono però sconfitte. È il primo momento questo in cui Leone Trotsky, assumendo la loro presidenza, ebbe un ruolo visibile di direzione politica. I soviet furono sconfitti, ma le potenze imperialiste temevano che dopo il 1905 potesse partire una valanga devastante e imposero una cauta riforma istituzionale con le elezioni di una Duma, cioè di un Parlamento priva però di poteri reali, pieni e reali. La fragile borghesia russa è del tutto incapace di gestire questa fase di riforma, che appunto si chiude con il sostanziale accantonamento della Duma e l'assassinio del ministro Stolypin, che era l'ispiratore di questa politica stessa. Il partito bolscevico è sostanzialmente costretto alla clandestinità. La sua struttura organizzativa, che ripropone largamente il modello disciplinato e coeso disegnato da Lenin nel Che Fare, pur infiltrata da insidiati, da infiltrati e delatori, per l'alto livello della sua organizzazione regge anche se i dirigenti più autorevoli sono costretti all'esilio. Eppure in queste circostanze straordinariamente difficili i bolscevichi non rinunciarono mai a condurre battaglie che si rivelarono ben presto decisive per il futuro. Tra esse la lotta contro il riformismo e il gradualismo, che avevano fatto breccia in una figura importante come Kautsky, quella la lotta contro l'economicismo, che individuava nelle lotte sindacali le leve portanti per costruire uno sbocco rivoluzionario, quella per l'uso delle tribune elettorali come strumento di crescita del partito. Ed è proprio in questa circostanza che i bolscevichi, pur avversando profondamente lo zarismo, non si legheranno mai a nessun blocco di alleanza con le forze della democrazia borghese e difenderanno fieramente e lucidamente la loro autonomia programmatica e strategica. Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale cadeva tragicamente l'illusione della riformista della Seconda Internazionale, basata su una concezione non dialettica ma evoluzionistica della storia, per cui il movimento avrebbe portato, il movimento delle cose avrebbe portato all'approdo tranquillo ad un orizzonte socialista. I bolscevichi si resero conto invece che soltanto una nuova internazionale rivoluzionaria avrebbe potuto sottrarre l'umanità al baratro. Nei pressi di Berna, nel piccolo paese di Zimmerwald, si riunì quello che sarebbe dovuto essere il nucleo promotore
di questo nuovo soggetto. La parola d'ordine iniziale auspicava la trasformazione della guerra da imperialista in rivoluzionaria, con l'ammutinamento dei soldati. Ma lo spaventoso arretramento subito dalla classe operaia fece sì che alla drammaticità del momento non corrispondesse nessuna rottura rivoluzionaria. Andava in crisi, su un altro versante, anche una visione determinista e meccanicista della storia. La Russia continuò a percorrere per anni il calvario della guerra. Lo zarismo temeva che l'uscita dal conflitto potesse favorire un suo corollo rapido e verticale. Gli imperialismi democratici di Francia, Inghilterra e Italia costringevano la Russia a continuare la guerra per tenere aperto il fronte orientale. Tutto ciò con il costo spaventoso di milioni di morti. Dopo tre tragici inverni di guerra, nel febbraio del 17, lo zarismo giunse al capolinea. La Russia, dopo la crisi rivoluzionaria di febbraio, firmò l'armistizio. Non era però scontata la direzione di marcia che avrebbero imboccato gli eventi. La rivoluzione di febbraio aveva dietro di sé un variegato insieme di forze che andava dai liberali, i cosiddetti cadetti, alle forze derivanti dal populismo contadino, cioè i socialrivoluzionari, per giungere a mescevichi e bolscevichi. Fin dalla costituzione del primo fragile governo del liberale Lvov era chiaro che la borghesia russa non aveva né forze né autorevolezza per conquistare la piena guida del paese. Nel frattempo avveniva la fine della clandestinità alla quale erano costretti i bolscevichi, e ciò fu importante non tanto per consentire la loro partecipazione alla dialettica delle nuove fragili istituzioni, ma soprattutto per rianimare la vita dei soviet che a più di 10 anni da San Pietroburgo rinascevano proprio a partire dall'inferno delle trincee. Qui avveniva un fatto straordinario. La guerra aveva strappato milioni di contadini, di piccolo borghesi, di sottoproletari, e l'aveva messi a fianco a proletari di più avanzati politicamente e culturalmente. Le trincee si trasformarono in una straordinaria scuola politica. Ancora una volta la ferocia dell'imperialismo poneva dialetticamente le condizioni di base per un suo possibile rovesciamento. Non tutto il partito bolscevico aveva compreso appieno questa dinamica. Una buona parte del gruppo dirigente rimasto in Russia aveva messo tra parentesi la linea del partito e si era pronunciato a favore del sostegno a un governo provvisorio per fare blocco con le forze borghesi per frenare la rivincita della reazione. Alcuni anni dopo, e ancora più recentemente, verso i nostri tempi, questa giustificazione sarà il mantra recitato dai vari Togliatti, dai vari Bertinotti, dai vari di Liberto e Vendola, che sulla base di questa opzione hanno concluso delle politiche di vera e propria capitolazione sociale. E il presente figlio che viviamo drammaticamente oggi non è certamente figlio di quella rivoluzione, ma di questo mantra scellerato e suicida. Appena tornato in Russia, Lenin ristabilì la linea del partito, fin da un primo pronunciamento esternato pubblicamente sulle scale della stazione ferroviaria di San Pietroburgo. Le cosiddette tesi di aprile consentirono al quadro militante di orientarsi e al partito di non essere travolto da una scelta catastrofica. Le tesi di aprile galvanizzarono molti quadri bolscevichi che nel mese di maggio furono coinvolti in un tentativo insurrezionale giudicato da Lenin immaturo. Infatti molti settori decisivi del proletariato russo non erano pronti a svolgere attivamente e fino in fondo il loro compito in una rivoluzione che di lì a qualche mese non sarebbe stata un colpo di mano di un piccolo gruppo di sanguinari avventurieri, ma la più alta forma di protagonismo di massa della storia.
Alle giornate di maggio seguì il tentativo di Stato di Mussolini e ante litteram il generale Kornilov. Lenin riparò in circostanze rocambolesche nella vicina Finlandia. Trotsky fu incarcerato per un breve periodo. Il generale fu sconfitto non dalle deboli forze democratico-borghesi, ma dall'azione dei soviet, nei quali aumentava il peso e l'autorevolezza dei bolscevichi. Neutralizzato il pugno di Kornilov, alle masse russe fu proposta la carota di un governo guidato da un socialista ultramoderato, Kerensky. La farsa finì ben presto. Alla vigilia di un nuovo inverno, pressato dai governi degli imperialismi democratici, il governo russo stava per portare il suo popolo in guerra. Fu questo il momento cruciale. Una straordinaria sollevazione scosse il paese. Se la guerra fosse ripresa, con una nuova ecatombe la Russia sarebbe tornata alla reazione. Anche in questo momento cruciale, il Partito Comunista, secondo il metodo di un centralismo veramente democratico e non burocratico, fu chiamato a scegliere. L'ufficio politico registrò una spaccatura. Una minoranza composta da Kamenev, Zinoviev e Stalin, che più tardi sarebbe stato sannato come il padre della rivoluzione, si pronunciò contro l'insurrezione, giudicando proprio così i tempi immaturi. Lenin e Trotsky vinsero, andando in maggioranza e consentendo al partito di esercitare uno straordinario ruolo di direzione politica. Ora procediamo brevemente. I soviet costituirono un governo. Per qualche tempo la Russia visse una situazione difficile, di dualismo di poteri, in cui Soviet e Duma convivevano problematicamente, fino al momento in cui il peso del consenso popolare consentì ai Soviet di affermarsi definitivamente. La rivoluzione però non poteva affermarsi pienamente senza il sostegno del quadro internazionale. Qui però la direzione del movimento operaio, anche nei paesi più avanzati, non si rivelò all'altezza, contribuendo proprio per questo all'affermazione di un contraccolpo reazionario. In Italia, ad esempio, la sconfitta dell'impegno rosso fece coagulare attorno ai fascisti un polviscolo di umanità frustrata e disorientata e consentì a Mussolini di arrivare al governo. Dalla Germania all'Ungheria una marea nera circondava la bandiera rossa della Russia. Era chiaro, contro le posizioni di chi a breve avrebbe teorizzato la possibilità di costruire il socialismo in un solo paese, che per lo sviluppo e l'intreccio fra il planetario delle forze economiche la rivoluzione russa avrebbe potuto consolidarsi solo all'interno di una dinamica internazionale rivoluzionaria. La costituzione della Terza Internazionale subiva appieno le risultanze di queste situazioni. Il governo dei soviet, nonostante queste difficoltà, in ogni caso attuò delle misure la cui portata appare ancora più rilevante anche in riferimento alle difficoltà che oggi viviamo. Oggi noi siamo di fronte ad un quadro di pesante controffensiva capitalistica. Come non riandare alla lezione dell'ottobre, né riproponendola e attualizzandola per come stanno avvenendo le cose oggi? Il governo dei soviet nazionalizzò sotto il controllo dei lavoratori le leve dell'economia e della produzione, liberò le donne dal peso di un patriarcato oppressivo e umiliante, diede alle nazionalità il diritto democratico all'autodeterminazione, nella prospettiva di liberare dalla russificazione zarista decine di nazioni euroasiatiche. Questo punto è oggi di straordinaria attualità. Di fronte alle esecuzioni di stampo reazionario e all'ondata nera che sormegge l'Europa, portando sulla cresta dell'onda figuri della portata di Salvini, come marxisti rivoluzionari sosteniamo con forza la mobilitazione per una Catalogna indipendente rossa nel quadro di un'unione socialista dell'Europa. In quei tempi il governo dei soviet
consentì alla cultura e all'arte di avere una straordinaria fioritura. Il governo dei Soviet operò per liberare dalla arretratezza i contadini e le masse povere nella cornice di una economia democraticamente pianificata. I Soviet vinsero in definitiva anche perché si mossero per realizzare e realizzarono quel patto storico delle masse oppresse sul quale il grande marxista italiano Antonio Gramsci avrebbe sviluppato una riflessione tanto più attuale e calzante oggi, nel momento in cui il sud dell'Italia si trasforma nel meridione dell'Europa. I Soviet vinsero perché sconfissero sciovinismo, xenofobia, antisemitismo, dandoci una lezione tanto più attuale oggi, nel momento in cui Marco Minniti consegna ai RAS torturatori della Libia migliaia e migliaia di disperati in fuga da guerra, miseria, e nel momento in cui, è l'epoca di Casa Pound, Hitler rinasce anche nelle curve degli stadi e nella profanazione di Anna Frank. Quella grandiosa esperienza non ha esaurito la sua funzione propulsiva ed anzi continua ad essere, nel momento in cui sembra prevalere il pessimismo della ragione, la luce della speranza, l'ottimismo della volontà, le radici del futuro per consentire all'umanità di sopravvivere e di trovare un nuovo slancio, chiudendo un'epoca che esprime le figure di Trump, Grillo, Renzi, della follia del fascismo fondamentalista islamico e dei rigurgiti aberranti del nazionalismo. Certo, si impone una rapidissima riflessione sull'itinerario che si sviluppò dal 1917 ad oggi. Innanzitutto la rivoluzione russa non fu una forzatura della storia, una smentita avventuristica della previsione di Marx circa la primogenitura della rivoluzione socialista che sarebbe toccata al proletariato dei paesi capitalisticamente più avanzati. A ben considerare, nel contesto della crisi legata alla prima guerra mondiale si verificò un quadro di profonda instabilità che toccò paesi più avanzati da un lato, come Germania e Italia, realtà meno sviluppate come ad esempio Ungheria, e paesi dal quadro ancora più problematico come la Russia. Se la dinamica di questa crisi coinvolse gran parte dell'Europa, certamente non si può dire che l'ottobre smette in marzo. Si deve dire invece che in questo quadro lo sviluppo concreto della lotta di classe testimoniò come importante e soggettivo la direzione del movimento operaio russo fu quella meglio attrezzata di fronte ai compiti che scaturivano dal contesto internazionale. Fatto resta che dopo anni di guerra civile interna, di interventi anche militari diretti da parte delle potenze imperialistiche sul suolo russo, la rivoluzione fu isolata. Su un proletariato provato duramente, in quasi 10 anni di guerra, si abbatté il peso della demoralizzazione. Sull'economia del nuovo Stato sorsero nuove difficoltà. L'intreccio di questi due fattori provocò l'avvio di un processo di passivizzazione delle masse e contemporaneamente di burocratizzazione del partito e dello Stato. Come nella rivoluzione borghese del 1789, il blocco dell'ascesa democratica consegnò la rivoluzione nelle mani delle forze più moderate, così come in Francia il termidoro liquidò Robespierre e spianò la strada a Napoleone, nella Russia un nuovo termidoro liquidava la democrazia dei Soviet e consegnava il paese a una casta di rozzi burocrati di cui Stalin era il primo e eminente rappresentante. L'ultima battaglia di Lenin, per tutto valga il suo testamento politico, fu contro i primi segnali di questa spaventosa degenerazione che toccava anche la nuova internazionale. La derivante prospettiva della costruzione del socialismo in un solo paese, in un contesto mondiale unificato dal capitalismo, era dunque la tragica manifestazione di una volontà di autoconservazione di questa casta. Le tragedie della Cina nel 26-27, quelle della catastrofe che in
Germania, dopo la crisi del 29, consegnava il paese, grazie alla politica suicida del socialfascismo, che equiparava nazisti e socialisti, consegnò la Germania ad Hitler, la rinuncia all'autonomia del proletariato dai fronti popolari costruiti in diversi paesi, parlavano abbastanza chiaramente sulla nuova negativa dinamica che la burocrazia aveva fatto imboccare al movimento operaio. Ancora più chiaramente parlò il patto Molotov-Ribbentrop, che consegnò prima la Polonia a Hitler e poi gli consentì di mettere a repentaglio la stessa esistenza dell'Unione Sovietica. Per difendere l'Unione Sovietica dal tradimento della rivoluzione d'ottobre, attorno a Leone Trotsky si raccolse un primo nucleo di oppositori che alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale costituì il nucleo fondante della Quarta Internazionale. La risposta dello stalinismo fu spietata. Dopo i processi farsa in cui veniva massacrato il gruppo dirigente bolscevico che aveva guidato con Lenin l'ottobre, il 21 agosto del 1940 un attentato che uccideva nell'esilio messicano Leone Trotsky. E così ancora fu per migliaia di comunisti rivoluzionari, oppositori dello stalinismo. Tra loro ricordiamo doverosamente una figura ignorata dai morti, la figura splendida e tragica di Pietro Tresso, fondatore del Partito Comunista d'Italia, compagno di lotta di Antonio Gramsci. Pietro Tresso fu trucidato con altri quattro compagni rivoluzionari da un gruppo di sicari staliniste durante la resistenza francese. In breve, con il procedere dei decenni e la mancata affermazione di una dinamica rivoluzionaria mondiale e con la liquidazione della democrazia operaia nel campo socialista, si verificarono elementi che consentirono alla casta burocratica di trasformarsi, come abbiamo drammaticamente visto, in una nuova borghesia spregiudicata che ben presto avrebbe restaurato in Russia e in Cina il capitalismo. Tutti gli stati operai nati dopo la Seconda Guerra Mondiale nascevano sotto il segno di questa micidiale deformazione. In questo contesto così difficile, come non ricordare l'eroica figura del rivoluzionario Ernesto Che Guevara, che ruppe con la burocrazia e che il miserabile gruppo dirigente del Partito Comunista Boliviano stalinista lasciò nelle mani di un gruppo di assassini. Come non ricordarla oggi, proprio a 50 anni di distanza dalla sua morte? Si è dunque verificata la previsione di Trotsky, per cui la mancata affermazione di una dinamica rivoluzionaria avrebbe portato la burocrazia a restaurare il capitalismo, ma la partita non si è chiusa. A chi, con il crollo del muro di Berlino, blatera sul fallimento del comunismo e contemporaneamente dell'avvio di una nuova alba di progresso, risponde alla durezza dei fatti presenti. Il capitalismo apparentemente è trionfante, ma nello stesso tempo sta facendo precipitare il mondo nel baratro. Il crollo dello stalinismo impone di recuperare pienamente l'eredità di Marx e impone anche l'obbligo di aggiornarlo, come avvenne con Lenin e Trotsky, che svilupparono, come diceva Antonio Gramsci, il marxismo, restando coerenti alle basi di questa grande teoria di interpretazione e di proposta nell'incedere della storia. Chiamare oggi all'unità tutti gli uomini e tutte le donne più coscienti del Partito Comunista Rivoluzionario è l'unica strada per dare alle nuove generazioni la speranza. L'unica speranza non sta in altri mondi genericamente diversi o nella prospettiva ingannevole di un'Europa sociale, ma al contrario nella difficile costruzione di uno sbocco rivoluzionario e di un approdo socialista. L'indicazione programmatica di fondo della Quarta Internazionale è dunque ancora più rafforzata. In Italia il Partito Comunista dei Lavoratori è l'unica realtà che si muove per costruire questo sbocco e che cerca di costruire, come necessario,
un nuovo soggetto politico rivoluzionario a livello mondiale. Nessuna energia deve essere sprecata. Ripensando all'ottobre, di cui noi siamo fieramente modesti ma genuini eredi, facciamo un appello affinché tutti i comunisti, tutte le comuniste coerenti di tutte le età, vecchi e soprattutto giovani, aderiscono al Partito Comunista dei Lavoratori. L'unico soggetto che si richiama e ripropone aggiornandola nella dimensione del futuro la bandiera gloriosa di Lenin e di tutti i bolscevichi. Viva la rivoluzione russa, viva e avanzi la rivoluzione socialista mondiale. Ringraziamo il compagno Brasile per questo volume di relazione. E io direi, visto anche i tempi molto ristretti, perché poi il compagno Ferrando dovrebbe chiudere, diciamo, non molto tardi, di programmare gli interventi, compagni che volessero intervenire, diciamo, preventivamente. Intanto pregherei gli invitati di segnalare la loro presenza. Credo che la presenza vada a loro. Cominciamo con un paio di interventi di soggetti che abbiamo invitato, poi direi interviene il compagno Mario Brunetti, prima ancora di lui il compagno Lorenzo Martino, e poi andiamo avanti nel corso del dibattito. Però alle 7:10 noi dobbiamo. C'è il compagno. Se vuole intervenire subito, bene. Diciamo che i tempi di intervento, con l'eccezione del compagno Martino, il quale ha preparato un lavoro interessante collegato da slide su arte e rivoluzione, dovranno necessariamente durare 5-6 minuti. Al compagno Martino daremo un tempo doppio, almeno doppio, ma non eccessivamente dilatato, vista questo quadro generale. Sì, infatti. Oltre alle forze che abbiamo invitato, se ci sono compagni, c'è voglia di intervenire, ce lo facciano sapere entro questo e l'altro intervento, in modo che ci regoliamo definitivamente. Alle 7 massimo, alle 7:10, poi dovrebbe parlare il compagno. Lo scrittore, scusi, mi presento, il dottore Zarabi, che non conoscesse, è il rappresentante dell'AMCO. Lo scrittore britannico George Orwell, combattente nella guerra civile di Spagna, nel 1945 pubblicò un libro dal titolo La fattoria degli animali. In questo libro lui descrive, attraverso una amara favola satirica politica, il fallimento della rivoluzione del popolo. E conclude dicendo che tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri. Ecco perché George Orwell vede questo fallimento della rivoluzione d'ottobre. Poi un'altra cosa, Lenin ebbe a dire: quando esiste lo Stato non può esistere la libertà, quando esiste la libertà non può esistere lo Stato. Ma con la rivoluzione d'ottobre è sorto lo Stato sovietico, che poi siamo andati a finire al stalinismo. Quindi questo Stato è libertà o non è libertà? Ecco, questa è una domanda che volevo fare. Tra l'altro vorrei anche sottolineare che il Partito Comunista dei Lavoratori ha collaborato strettamente con Lenin Lampi e le sue iniziative a Reggio Calabria,
un momento importante è stata proprio l'anno scorso la campagna referendaria che ha liquidato il tentativo bonapartista di Matteo Renzi. Altri interventi allora? Se ci sono forze che abbiamo invitato lo facciano presente. Poi il compagno Gabriele. Il compagno Gorente, il compagno... No, perché abbiamo programmati gli interventi. No, dico, se ci sono altri interventi di altre forze politiche o se no vengono. No, aspetta, questa è la conclusione. Altri interventi o forze che abbiamo invitato o i compagni esterni. Se non ci dovessero essere, possiamo cominciare con il professore Martino e il suo lavoro che ha fatto, poi subito dopo interviene Mario Bunnetti, della quale, di cui siamo fieri di avere la presenza stasera. Buonasera a tutti, io ho preparato, forse è meglio che ci spostiamo. Ho preparato questo piccolo intervento su proposta appunto di Pino, che mi ha chiesto di essere abbastanza, diciamo, breve. Cercherò di esserlo, quindi, e ho intitolato questo mio intervento L'arte della grande rivoluzione russa, perché davvero è il momento di cui ci stiamo occupando, è uno dei momenti forse più interessanti della svolta della pittura internazionale. Aspetta, mi avvicino, ti sente adesso? Meglio. Sì. Dicevo, il momento della grande rivoluzione è anche il grande momento della rivoluzione della pittura internazionale. Fondamentalmente quello di cui diciamo, parleremo, di questi personaggi che presenterò, saranno pochissimi, perché appunto lo spazio è questo, però sono significativi di un momento estremamente poliedrico, ma soprattutto proficuo. Proficuo nel senso che la qualità che questi signori produrranno attraverso le loro tele e modificherà il modo di riguardare la pittura internazionale, cioè tutti noi anche in Italia avremo dei riflessi riconosciuti in pittori di grande fama nazionale e grazie a questi signori. Purtroppo, come si diceva nei lavori, presenteremo anche quello che è una mancata, diciamo, occasione per la pittura mondiale, perché gli eventi, questi tragici degli uomini politici che alle volte messi, diciamo, nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, tendono poi a creare delle situazioni di pausa, se non di stop, a certe avanguardie, a certi movimenti che si stavano generando e che purtroppo sono stati interrotti. Però nel proseguo di questo mio intervento vedremo comunque dei personaggi di straordinario interesse che, nonostante queste problematiche, sono riusciti a interpretare il loro messaggio. Stavo parlando di avanguardia e proprio io ci tenevo a riprendere il termine avant-garde francese, perché è proprio da lì che viene il termine più precipuo dell'arte avanguardista, cioè coloro che erano in prima linea nelle guerre, quindi erano in trincea e che erano i primi ad affermarsi e a sostenere le problematiche, diciamo, di lotta. E nel campo artistico questa cosa delle avanguardie è proprio così, cioè sono degli uomini di estremo coraggio che a un certo momento mettono in rischio anche la propria prima dignità, ma poi anche la propria vita per raccontare un messaggio che molto probabilmente, diciamo, era talmente innovativa che nessuno prima aveva osato solo immaginare. E l'inizio del secolo, questo dell'avanguardia russa,
coincide anche con quello degli altri appartenenti alle grandi rivoluzioni, quindi alle grandi avanguardie. E la cosa più interessante di tutto questo, diciamo, momento è che questi uomini erano internazionali, cioè il loro linguaggio, quello dell'arte, dell'arte figurativa, non aveva barriere, non aveva confini, e questi uomini si parlavano tranquillamente dalla Francia all'Italia, all'Inghilterra, passando per la Germania e fino ad arrivare in Russia. Avevano lo stesso linguaggio. E l'avanguardia russa ha il primato, se possiamo dire, di essere anticipatore. Già nel 1863 a un certo momento gli ambulanti, così venivano chiamate, si muovevano per tutta il percorso russo, che era all'epoca appunto enorme, per cercare di sensibilizzare attraverso la loro opera, che era con un messaggio verista come questo che vedete di Repin, per far circolare l'arte, perché doveva essere un messaggio come impegno politico per tutti coloro che non avevano mai sentito parlare. Stiamo parlando di un tempo veramente lontano rispetto ai progressi che fece il secolo scorso, detto secolo breve, proprio perché in pochissimi anni quel secolo portò delle scoperte straordinarie che ancora oggi ovviamente noi utilizziamo tutti i giorni, ma per l'epoca non era proprio così. Avere la possibilità di avere a che fare con dell'arte da vedere era una cosa straordinaria, e questi uomini fecero questo, ed era già questo abbastanza straordinario. Già nel 1907 i russi si studiano, no, nei libri di storia dell'arte. Noi insegnanti di storia li promuoviamo come i grandi anticipatori, perché realizzano quello che si chiama ad esempio il neoprimitivismo, con Karova o anche il Larianov, che sono due personaggi strepitosi, perché il loro linguaggio, come voi state vedendo, era completamente diverso rispetto a quello che abbiamo visto prima. A pochi anni di distanza, questi uomini, capaci di aver appreso il messaggio impressionista, il messaggio poi post-impressionista, lo riportano in terra russa, creando degli sconvolgimenti, perché come al solito l'entourage politico, ma anche quello semplicemente culturale, era, come dire, troppo arretrato per poter capire questo tipo di messaggio, che era estremamente innovativo. Qui ci sono le tinte di Cézanne, qui abbiamo l'idea di tutti quelli che hanno creato il post-impressionismo europeo. E si arriverà con dei personaggi estremamente coraggiosi come Malevich, Casimiro, che porteranno l'arte ad una realtà astratta, anche se lui ancora non se ne rendeva conto, ma riuscì in tempi abbastanza brevi, stiamo parlando dell'inizio del primo conflitto armato, dove questi uomini, fondamentalmente in numero di 6 milioni, si parla di tanti 6 milioni degli ebrei trucidati da Hitler, ma bisogna anche aggiungere i 6 milioni di russi che persero la vita solo nel primo conflitto armato, e questa è veramente una tragedia umanitaria. Mentre questi facevano questo e combattevano per la vita, Malevich e gli altri suoi compagni cambiavano l'arte, tentavano di spostarla dalla realtà, quella che noi tutti guardiamo, in concettualità, e quindi in trasposizione delle forme, degli oggetti in altre simulate, geometriche o anche astratte, fino ad arrivare al nulla, una cornice bianca con un quadro assolutamente nero di spalle, quadrato nero. Lo fece in altre 4 edizioni, in altre tante mostre in Russia e in Europa. E lui è l'ultimo di quelli che, insieme a Malevich insieme a tutti gli altri suoi compagni, che erano 10, il numero di 10, crearono il suprematismo, cioè arrivarono a fare, come si diceva prima, una trasposizione del reale in elementi geometrici puri, con colori assolutamente puri. L'esposizione, l'ultima che si tenne nel 15, appunto, si chiamava 0.10, l'ultima mostra futurista si chiamava 0.10. 0 era, come per dire, tabula rasa di tutto ciò che avevamo visto prima, 10 erano loro, 10 che volevano cambiare il mondo. Fra questi, Kandinsky, forse questo è il più noto
Vasily Kandinsky, anche lui ha, come dire, un personaggio straordinario, perché a un certo momento disse no una serie di volte. Ebbe da subito una formazione altamente colta, si laureò, gli proposero l'insegnamento universitario che rifiutò perché è concentrato su altre sue iniziative, tra le quali quelle della pittura. Il quadro che vedete a destra, il porto di Odessa, l'ho messo anche non a caso, visto le vicende di cui stiamo narrando e come dire, il nome che ci ricorda appunto i momenti della rivoluzione, della prima rivoluzione. È del 1898, uno dei primi quadri di Kandinsky. Kandinsky quindi parte come un verista. A un certo momento la sua formazione, attraverso i viaggi che fa in Europa e soprattutto in Francia, lo portano a cambiare completamente la sua iniziativa artistica, e grazie alla sua doppia nazionalità trovò un spazio in Germania, a Berlino, a Monaco, vuol dire, per formarsi attraverso quello che poi sarà la vicenda del Bauhaus. Nel 10, pensate, a 10 anni dall'inizio del secolo, lui chiama, e da qui viene poi il nome dell'astrattismo, un quadro che si chiama Primo Acquerello Astratto. È la prima volta, infatti, che non vi è traccia alcuna di figurazione. E questo anticipa Malevich, anticipa i suprematisti, anticipa tutto, anticipa il mondo, perché attraverso poi questi colori, queste sue macchie che all'inizio potevano sembrare, all'epoca sembravano assolutamente folli, e oggi invece ci sono interi trattati che riguardano questo movimento artistico. Lui infatti non nasce da solo, diciamo, queste non sono cose d'amblè, ma teorizza sempre nel 10 attraverso un libro strepitoso che si chiama Lo spirituale dell'arte, dove lui intende come si sta giungendo Pino, forse per fermarmi, la mia, sto andando oltre. No, soltanto per invitare. Sì, sì, ti immaginavo. Per dare la possibilità. No, avete ragione. Di tradurre tutte queste sensazioni, come lui diceva, esprimere il mondo interiore, la leggerezza della natura, che non deve essere assolutamente ricopia, mutuare. La natura era un percorso ormai che gli stessi Monet, gli impressionisti, avevano spezzato. L'arte doveva comunicare qualche altra cosa, e la sua forza poteva risiedere in altre situazioni che non fossero meramente quelle più, diciamo, di copia. Per cui il suo successo del 12 nella sua prima mostra personale, e poi nel 13 addirittura a New York insieme ai grandissimi come Monet e come i vari impressionisti dell'epoca, c'è anche Kandinsky all'Exhibition of Modern Art di New York del 13, che noto meglio come Harmony Show, che si replicherà sta cosa a Chicago e poi Boston, raccogliendo oltre 1300 opere, qualcosa come 3000 partecipanti, 3000 biglietti venduti. La prima guerra mondiale, abbiamo raccontato, è una delle più grandi tragedie umanitarie, e a questo Vasily Kandinsky dice di no, rientra, si occupa di arte, crea delle situazioni di mostre, ma poi il percorso, diciamo, politico diventa stretto, allora decide di andare via, ritorna in Germania, e nel 21 viene da, se vedete giù c'è indicato, che si legge male, studente, e poi ha cancellato a penna sopra professor, perché da subito diviene il professore della mitica Bauhaus. E questo personaggio, insieme ai più grandi del Bauhaus, abbiamo Brauer, abbiamo appunto Laszlo Nagy, abbiamo ovviamente Gropius, che è il fondatore. A destra abbiamo anche Oskar Schlemmer, che è uno straordinario scenografo che ha rivoluzionato il mondo del teatro, il teatro globale. Insomma, questi erano tutti personaggi inizio secolo che avrebbero potuto davvero cambiare le sorti dell'umanità in senso positivo, perché chi si occupa di arte può solo magnificare l'esistenza umana. Purtroppo questo non fu, diciamo, permesso, perché anche lì la politica strinse le maglie, quindi arrivò Hitler con i suoi gendarmi e fece chiudere anche questa scuola di straordinario respiro internazionale che era il Bauhaus.
che aveva consentito a queste persone di incominciare a pensare al disegno industriale, a fare cose di cui ancora oggi, per fortuna, come quella sede che voi vedete si chiama, intitolata proprio a Vasily, si chiama Vasily Chair, ossia dire la sedia appunto nominata, intitolata a Vasily Kandinsky. Vado velocemente avanti, qualche minuto lo resto. C'era anche del cuore, qui non c'è, va bene. Sì, no, chiudo subito. Raccontando, non posso non raccontare l'esperienza di Tatlin, che è un costruttivista, uno che ha creato il costruttivismo russo, uno straordinario scultore che faceva delle cose pazzesche per l'epoca, tra cui il monumento che rimane purtroppo solo un modello, perché la mancanza di fondi, cioè di materiale come l'acciaio, il vetro, ma soprattutto la mancanza di come dire, iniziativa politica, perché avrebbe potuto, come dire, cambiare le sorti anche queste, come fece Parigi con la sua Torre Eiffel, avrebbe potuto significare tanto per la Russia in quel momento. E questa straordinaria idea di creare una torre ancora più grande di quella della Eiffel, con dentro tutto un meccanismo che si doveva muovere tra cilindri e cupole e coni, che raccontavano la rivoluzione bolscevica. E purtroppo appunto non venne mai realizzata per una cecità politica istituzionale, però fu promosso un certo tipo di nuova arte, che voi sapete l'altra arte tra le tre è quella del cinema, e che insieme ai grandi promotori di questa iniziativa, che era il cinema come mezzo di straordinario interesse per educare la popolazione, anche in Russia attraverso Sergei Eisenstein, che fece nel 1925 quest'opera eccezionale che è la Corazzata Potemkin, che racconta il primo processo di rivoluzione del 1905 con l'ammutinamento della corazzata contro appunto i poteri forti. Niente, devo assolutamente chiudere. L'unica cosa che posso dire è che grandi mostre vennero realizzate in quel periodo anche in territorio russo, tra questa di Leningrado del 32 e quella poi del 33 fatta ormai da Stalin, e questa cosa creò un abbassamento qualitativo di tutta l'arte che si promuoveva in quel periodo. Purtroppo come si diceva prima, la cecità di Stalin su tanti fronti, anche questo artistico, che voleva rieducare le masse secondo una sua logica estremamente dittatoriale, portò poi a un depauperamento delle risorse artistiche, per cui alla fine quello che vedremo è che grandi come l'ultimo, questo l'ho voluto citare, che è un quadro di Malevich strepitoso, racconta di Nikolai Bunin, uno di quelli che aveva tentato di risolvere la questione artistica russa cercando in tutti i modi di invitare a queste mostre i grandi personaggi che avevano fatto la rivoluzione, fu lentamente fatto scomparire con una specie di dannatio memoriae estremamente forte, lo portò in Siberia, dove poi morì nel 1953 deluso da tutto questo che era un grande sogno che poteva essere, che purtroppo non si compì, almeno nella maniera più importante come pensava lui. Ringraziamo il professore Martino per il suo intervento estremamente ricco e carico di problemi che si legano anche alle questioni che abbiamo trattato fino ad ora. Allora, ora interviene Mario Brunetti, poi Leo Nucera, poi Antonio Pensabene, poi Paolo Labrini. Invitiamo immediatamente chi vuole intervenire a farlo presente.